un tiramisù con pavesini così spettacolare non l'avete mai visto. Tiramisù con pavesini, io lo faccio così. Per la gelée al caffè, scaldo in un pentolino il caffè insieme al latte. Una mescolata. Ora che è abbastanza caldo, unisco la gelatina che ho precedentemente ammollato. Faccio sciogliere, ci vorranno pochi secondi, e spengo il fuoco. Trasferisco la gelée al caffè negli stampini in silicone. Arrivo fino al bordo, cercando di essere precisissimo. Ora le lascio in freezer fino a che non saranno congelate del tutto e ci vorranno circa 4 ore. Prepariamo la bavarese, che non è nient'altro che una crema inglese con l'aggiunta di panna montata. Verso i tuorli in casseruola, aggiungo lo zucchero e comincio a lavorare il composto a fuoco basso. Porto il composto a 80 gradi, mi aiuto con un termometro da cucina. Attenzione a non scaldare troppo la crema, altrimenti poi si stracerà. Composto arrivato a temperatura, aggiungo la gelatina che ho precedentemente ammollato in acqua fredda. Gelatina incorporata, ora tocca al mascarpone. Lavoro con una frusta per amalgamare bene il tutto. Ora montiamo la panna. Verso la panna fredda da frigo, non dobbiamo montarla del tutto, ci basta una consistenza semi montata. Basta così. Aggiungo il composto alla panna semi montata. La bavarese è pronta, posso trasferirla negli stampi in silicone. Li riempio per metà, do dei piccoli colpi per eliminare le bollicine d'aria ed ora andiamo a inserire un cuore al caffè con le nostre gelée. E riempio con la restante crema fino all'orlo. Sbatto leggermente per livellare il composto e lascio in freezer tutta la notte. È il momento di assemblare il nostro zuccottino tiramisù con pavesini. I pavesini sono sempre perfetti nel tiramisù, in qualsiasi versione. Li adagio su un piattino, sformo la calotta e l'adagio sui pavesini. Completo con una spolverata di cacao in polvere. Lasciamolo 30 minuti a temperatura ambiente e poi possiamo assaggiare. Finalmente è arrivato il momento di assaggiare il nostro zuccottino. Preparatelo anche voi a casa e fatemi sapere com'è venuto. Ciao! Buonissimo, questo buonissimo.